Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla quinta puntata della rubrica Training Spot. Oggi Giuseppe ci parla di... Parleremo di due argomenti, che sono rispettivamente il Big Wave e poi le Super Serie nelle loro sfaccettature, diciamo. E niente, tornando al discorso dell'altra volta, che abbiamo l'argomento approfondito su per quanto riguarda carichi e percentuali di lavoro, partiamo con il Big Wave, dicendo che si parte con un esercizio molto pesante, con delle ripetizioni molto pesanti, per poi scalare il peso anche fino al 50% e fare serie a cedimento di base. Sì. Sei fighissimo. Mamma mia. Ma com'è sta cosa? Non lo so. Che lo stai dicendo troppo figo. Capito? Sono praticamente serie che vanno dalle 4 alle 6, molto cariche. Poi dimezzando il carico del 50% del vostro peso con il quale avete fatto 4 6 ripetizioni, andate a farne anche fino a 12-15, appunto Big Wave, questa grande onda. Come al solito, torno a dire. Ma non era una canzone di Piotta. Io spero che ste parti le tagli. Oh, ricordi? Sì, indubbiamente, ma... Io immagino il lavoro che deve fare Davide. Perché... Wave after wave. Comunque. Scusa. Non facciamo perdere il fuoco, che se no... Ok. E perché dico... Parto con questo tipo di diciamo, introduzione, questa Big Wave, per introdurre le super serie. Perché delle super serie ci sono veramente tanti, tanti modi di pensare, ma soprattutto modus operandi, cioè nel senso multiarticolare con multiarticolare, monoarticolare, multiarticolare. Facciamo un attimo di ordine. Innanzitutto, che cos'è la super serie? Sono comunque due esercizi fatti a distanza ravvicinata, cioè nel senso eseguiti nel breve periodo. Di base si consiglia di non superare i 7 secondi dal primo al secondo esercizio della serie. Se faccio un primo esercizio come stacco, 7 secondi massimo, e devo già riprendere con... Questi 7 secondi comunque hanno un perché. Sì, perché se noi comunque allunghiamo troppo il tempo di recupero, annulliamo l'effetto della super serie, tutto qui. Questo introduce il discorso del pre e del post esaurimento, exhaust, ok? Che cos'è? Pre e post exhaust sarebbe praticamente un andare a stancare il muscolo prima di andare a eseguire un esercizio base. Per esempio possono essere un pre esaurimento, può essere per esempio la leg extension e dopo vai ad affrontare tipo una buona serie di squat. Può essere per esempio le croci sulla panca a 30 e poi vai a affrontare per esempio le spinte, o anche panca piana e quant'altro. Oppure per esempio del pullover e poi magari vai ad affrontare una trazione alla sbarra. Questo è un pre-esaurimento, cioè andare ad esaurire il muscolo prima, in modo che anche a livello articolare, questo è molto utile, non si va a caricare, una volta che si esegue l'esercizio base, non si va a caricare in modo eccessivo, ma comunque andremo a caricare con qualcosa di meno, ma sfrutteremo una questione che è il carico interno, quindi il glicogeno che si è esaurito a livello muscolare. Per questo andiamo ad esaurire le scorte di glicogeno. Magari se si fanno anche ripetizioni intorno alle 15-20 si va anche a produrre una certa quantità di lattato, che giustamente procura che cosa? Muscolo impastato, stanchezza, bruciore. Quindi tu sicuramente se ti vai a fare, che ne so, 20-25 ripetizioni di leg extension, dopo sullo squat non ti vai a piazzare 200 kg, ma andrai a caricare leggermente di meno. Stessa cosa per quanto riguarda dorso, petto, proprio spalle. Leggermente di meno. Leggermente di meno. Per quanto riguarda invece il post esaurimento, possiamo dire che è la stessa cosa ma fatta in maniera inversa. Il post esaurimento vuol dire che noi andiamo ad esaurire in modo quasi totale il muscolo, però in un secondo momento, cioè nel senso prima ci concentriamo su quello che è l'esercizio base, panca piana, un deadlift o per esempio uno squat o una trazione alla sbarra, e in un secondo momento andiamo a portarle ad esaurimento, quindi con la leg extension o con le croci, oppure per esempio con appunto il pullover o... Stessa cosa per le spalle, alzata laterale, spinta in alto o shoulder press, possiamo andare a lavorare prima una buona spinta in alto molto pesante e poi comunque le alzate laterali. Perché vi ho introdotto prima il discorso delle big wave? Perché se noi vogliamo avere un risultato comunque che comprenda tutte e due le cose, si può fare con un post exhaust, quindi un post esaurimento. Big wave,
per il post exhaust sarebbe squat 5, 6 ripetizioni molto cariche con uno squat fatto però in maniera corretta. Qua quando io dico cose cariche, quando dico bilancieri carico, comunque pesi elevati, non bisogna dire vabbè, lo sta dicendo lui, lo devo caricare la tecnica, ciao mare. No, bisogna invece comunque mantenere una tecnica appunto corretta, giusto, no, non stai facendo nulla. E la big wave appunto è data a che cosa? Dal fatto che una volta che stacchi l'esercizio devi fare un esaurimento. Provate a farlo con la leg extension, provate a farlo anche con le croci, sicuramente qualcuno di voi l'ha fatto, sa di che cosa sto parlando. E il risultato è garantito, è qualcosa che veramente vi brucia veramente il muscolo. Vi sentite male, raga, vi sentite male seriamente. Per cui noi possiamo introdurre, possiamo andare a concatenare. Quindi possiamo mescolare i due metodi dell'allenamento. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, quindi io lo consiglio. Fantasia, ragazzi, fantasia in palestra, perché sennò diventa una cosa monotona. E in palestra non ci andate più, poi vi sedete a casa, computer, ingrassate, il colesterolo, non trovate moglie, non trovate marito, avete poi vi cadono i capelli e vi trovate a 60 anni così, a casa con i vostri, se sono vivi ancora, a casa con i vostri a mangiare cibo in scatola con un gatto. La tristezza. Andate. Quindi andate in palestra e spaccatevi. Spaccatevi da adesso, però, non a 60 anni col gatto. Finite il video. Sì, sì. Finiamolo qua. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni. E buon allenamento da InSport. Ciao!